Quello che possiamo dire a Pippo Baudo di dare almeno un telegatto a Poboschi, glielo darà da sicuro, sì. O no? Anche 10. 10 telegatti, sì. Tanto li regalano, quindi. Allora scusa, Simone, tanto li regalano sti pataconi. No, volevo chiedere qui al presidente, è che il momento. No, è il numero uno qui della nostra squadra. Che cosa prova un presidente? Cioè, scusa, se fosse cosa Moratti, cosa prova? Ecco, se fosse Moratti, insomma, che cosa farebbe Tilly Romero? Beh, sarei disperato, ovviamente. Di chi non ho ancora provato queste sensazioni da vetta della classifica, comunque credo che sarei disperato. Non credo che stasera farò capriole di gioia, se finisco così. Sono contento per l'avvocato Agnelli. Quindi ti farai il corteo insieme all'avvocato? No. Questo non credo, no, starò a casa a godermi il bel campionato del Torino. È stato veramente un bellissimo campionato. Veramente, ha vinto il migliore, sì. È il calcio, ha vinto Piero, il calcio per Milano. Piero, vieni a Milano, che stasera non si festeggia proprio un bel cavolo di niente, a meno che non festeggino i milanisti, credo. No, chiedo asilo politico, vengo all'Hollywood anche con l'ex direttore Freccero, spero che sia lì con voi. Bravo, e che lotti insieme a noi. Possiamo, insomma, salutare il Carlo Freccero, Piero? Parliamone da vivo, certo, lo salutiamo e gli facciamo tanti in bocca al lupo. Che non faccia la fine dell'Inter, ecco, solo questo. Che non faccia la fine dell'Inter. Gol di Hübner ancora. Questo gol del Piacenza, Dario! Volevamo chiedere a Pippo Baudo, dato che c'è di nuovo il Festival di San Scemo a Torino, se voleva condurlo lui anche. È venerdì 10, ma interessante, tutto. Ma tu ci sei? Posso? Tu partecipi o no? Sì, assolutamente. Sì, lui ha vinto già e io provo a vincere di nuovo. E io vengo a fare l'ospite d'onore. Grazie Pippo. E lei fa la valletta. Grazie. La valletta e la mascolo. Simona, posso dare Simona, posso mandare un sorriso agli amici Dolce Gabbana dalla terra di Armando? Addio! Dillo che la vita è un gioco. Fernanda, un sorriso, sei contenta? Sei contenta? Non uscire di qua e vedere tutta la festa interista. Come? Non volevi uscire di qua? Vedere tutta la festa interista. E quindi sei felice come una Pasqua. Ma scusa, hai fatto la pubblicità con Bobo Vieri, lui si è molto dispiaciuto. Sì, ma non fallo sapere che ho detto questo. Chi se ne frega, dici comunque, tu. Comunque Simona, esatto. Posso dire un'altra cosa particolare? In un anno dove, anche oltre che per vincere il campionato, la grande sorpresa è questo Verona che retrocede. Un Verona brillantissimo. Sì. E devo dire che è un peccato aver perso, dopo averlo guadagnato per un anno, il derby di Verona. Ma guardate dov'è Pasqualin, facciamolo vedere, perché qui comincia. So... Claudio, sì. Dove sei? Cerco di procurare la prima intervista con la triade davanti a me. Madonna! Vedremo se eccoli, non saremo soffocati. Oddio! Ma li hai visti, sono qui. Siamo sul pezzo, come si dice. Luciano. Cosa succede? Cos'è questa musica? La triade, scusami. Vedi dov'è Alessia? Dov'è Alessia? È arrivata, è qua sulle ginocchia di Bettega, qua. Ma stai scherzando? Sì, sì, adesso la bravissima Simonetta, la regista, la inquadra. Ma non ci credo, qua sulle ginocchia di Bettega, ma non vi vergognate? Del vicino di Bettega, del vicino di Bettega. Ah, ecco, è suo amico, spero, ma non comunque, ha mai visto dobbiamo tanta... rispettare non le regole. Non hanno mai visto tante belle donne messe insieme alla Juve, chiedo credo scusa. Credo che sarà una bella soddisfazione per lei. Sarà dai, una bella soddisfazione mentre mamma c'è l'Inter, mia. Che, perché in fin dei conti, come ti stavo dicendo Simona, questa squadra è la partita per vincere. Poi sembrava che avessero sbagliato tutto e sì, guarda un po' a sorpresa vince il campionato. Io volevo andare ci da sono Natasha, già come vive Natasha? Di recupero, non... Natasha. Sì, ma in 4 ecco minuti, Simona, no, scusa, però un pensiero sì va anche a Moratti, perché ricordiamo sì che i soldi non danno la felicità sì e nemmeno lo scudetto. Beh, insomma, va detto. Lo scudetto, penso che la Juve non è che c'ha le vipere in tasca, nel senso, vero? Le prime tre sono tre squadre attrezzate che mollano un grano, mica indifferente. Attenzione, Maria amici, fa dice di sì. Allora, calcio d'angolo, guadagnato un calcio d'angolo l'Inter. Allora io andrei vogliamo subito sentire da Natasha, un po' la radio, Simona, poi. Natasha? Sì, Natasha? Siamo qua, Simona, siamo qua. Stiamo soffrendo.
soffrendo. Stiamo soffrendo. Non so cosa dirti. Ci sono dei giovani tifosi qua con noi, dei bimbi. Mi dispiace, vedi? Guarda, un applauso. Che soffrono insieme a noi, ma posso dire una cosa? Vogliamo parlare della signorinità dei tifosi dell'Inter, che è veramente un dispiacere. Allora, innanzitutto onora la Juventus che ha vinto lo scudetto. Sì. Questo va detto, la sportività deve essere la prima cosa in tutti gli stadi, e questo è vero. L'unica cosa che io da tifoso interista posso dire, un po' mi fa piangere il cuore. Secondo tempo il 3-0 del Brescia su e vedere Ronaldo che piange e soprattutto vedremo oggi Giraudo e Bettega che ridono, quello mi fa molto male, ma non importa. È il calcio, mi dispiace. È il calcio, brava, l'ha detto la parola. Max dice che non ridono, bevo nemmeno quando vincono lo scudetto, non ridono, questo purtroppo. Simona. Pensa un po'. Comunque il nonno voleva andare via, il nonno di ieri. Se trova un juventino gli spacca la faccia, secondo me. Il nonno sta soffrendo. Mancano io sentirei Nese, partita ormai conclusa, si gioca per onor di firma con tutti i giocatori della panchina bianconera a bordo campo, in piedi, vicino a Lippi che sta masticando delle gomme americane, ha buttato via il sigaro, ma evidentemente attende con trepidazione il fischio di chiusura, anche se ci vorrà ancora qualche minuto. 43 minuti e 45 secondi, attacca l'Udinese da sinistra a destra rispetto al nostro posto di osservazione con Almiron, supera il cerchio di centrocampo, dà sulla destra al danese Kolgrup, parte un lancio in avanti, c'è uno stop di petto da parte di Sorda, tiro respinto a pugno da parte di Buffon, buono il finale da parte dell'Udinese che vuole lasciare evidentemente un buon ricordo ai propri tifosi. Palla che termina ancora nella metà campo della squadra friulana, controlla il pallone Zamboni, lungo lancio di una trentina di metri in profondità per Sosa, anticipato di testa da Paramati, poi c'è un tiro di Pinzi rimpallato da Montero, pallone a campanile, retropassaggio da parte del neoentrato Birindelli, pallone che termina tra i piedi del portiere della Juventus Buffon, che indossa un vistoso maglione grigio, fa rimbalzare il pallone a terra l'estremo difensore bianconero, poi mette il pallone a campanile nella metà campo friulana, colpo di testa da parte di Scarlato sulla sinistra, controlla il pallone con il sinistro Manfredini, indietro ancora Scarlato, lancio in profondità servito Marcos Paolo, aggancia il pallone, gira su se stesso, entra nel cerchio di centrocampo, 44 minuti e 42 secondi, manca pochissimo al 27esimo scudetto della squadra bianconera, ancora l'altra squadra bianconera, questa volta friulana che sta cercando di manovrare, lancia in avanti per Zamboni, poi è Sosa, indietro per Almiron, si sposta sulla fascia destra, il giocatore argentino pressato da Zambrotta, dà il pallone indietro al danese Kolgrup, viene in avanti e adesso viene esposto la lavagna, viene esposta la lavagna luminosa, 3 minuti di recupero, vediamo ancora Buffon che mette il pallone a terra e chiediamo lumi a Provenzali. Avanti sino alla conclusione della partita, naturalmente i colleghi potranno intervenire quando avranno i risultati finali degli incontri. Ecco Simona, però scusa, io l'avevo detto che Moggi si assegnava lo scudetto. Cioè, veramente. E guardiamo la busta, Simona, scusa, perché qui c'è una cosa importante da dire. È vero, guardiamo io ho custodito, io ho custodito. Scusa, ma sta busta cosa c'è scritto qui? Inter. Ah no, scusate, qui cosa c'è scritto? Vedete, c'è. Non è. Scusa, qui ridono. Aspetta, ma si Simona prepara... perché qua dica Giuseppe, guardi, io non la sopporto più, lo posso dire. Intanto c'è Corioni inquadrato che sta prendendo, piangendo dalla gioia. Brescia, ma ragazzi, effetti... possiamo fare un applauso a Mazzone, a tutto il Brescia? È finita Brescia. È finita Brescia, andiamo. No, ancora no, ancora no, ancora no, scusami, pensavo fosse finita. Massimo, sei ubriaco. Scusami. Di qualcosa, Bruno, di qualcosa. È finita a San Siro. E Milan, quindi il Milan si qualifica per la il Milan in quarto posto. Grazie. Sì. È finita, Adriana. È finita, sì. È finita. Sì, hai visto, non hai nemmeno vissuto lo scudetto dell'Inter, Adriana. Di qualcosa. No, mi dispiace. Mi dispiace perché non devo gioire della disgrazia degli altri. Nel tuo interiore naturalmente gioisci perché è normale. No, però insomma, vedi i tuoi tifosi come ma sono. È la contenti. Cosa triste è che sono tutti contenti. Beh, chiaro. Più ancora della vittoria del Milan. Ecco, brutta cosa. Beh, vabbè, Katia, mi dispiace, ma ti vogliamo bene. Per noi sei rimasto in Serie A. Guardate come godono i tifosi dell'Inter e soprattutto i giocatori che hanno agguantato questa Champions League. Adriana, allora buone vacanze, mentre Roberto Micheli, volevo salutare il Dogui. Finita Brescia, adesso è finita. Ecco, di la tua in questa finale di campionato.
Cosa che ti dica, sono felice perché siamo arrivati in Champions League. E un po' di tristezza per i cugini, perché anche perché lo scudetto emigra, capisci? Se restava a Milano era meglio. Va bene allora. Grazie tante, grazie da Milano, ciao, grazie. Ciao. Complimenti. Ciao, ciao. Un bacio, ciao. A Brescia, Terry. Oh, che ciao, meraviglia, guardate lì che pianti, viva! Ti avevo promesso che facevo spogliare. No! No, Terry! No. Terry meraviglia. Terry! Vai. Mi sono fatta tutta. Oddio mio! Fischio delle finale, la Juventus è campione d'Italia, tutta la partita bianconera si riversa in campo, grande esultanza da parte dei 3.000 tifosi venuti da Torino, alcuni hanno anche superato le barriere ed ora stanno effettuando... Luciano! Non sentiamo... Guarda il bacio della mezza, una cosa scandalosa! Aspettiamo Roma! Campione d'Italia, Juventus! Allora, non è finita a Roma. Un momento. Allora, non si sente niente da Udine, purtroppo. Quanto manca Simona? Claudio? Sì, eccomi Simona. Oh, ma facci dire qualcosa da Luciano Moggi. Claudio, quanto manca a Roma? È finita. È finita a Roma. Simona! Balletto! Non me ne frega nulla! Ah, nello stesso! Via! Balletto! Che tristezza! Prendi la sedia! Io sono pure a Torino, scusa, guarda come godi Piero, che dire, ti prego. Guarda, già avevo letto sul giornale che in settimana Luciano Moggi aveva tenuto delle lezioni all'Università di Napoli a nuovi manager che poi diventeranno nuovi arbitri. Pensa adesso con lo scudetto sulla pancia, è un pericolo. Io comunque non posso che Piero, che scappare, io vorrei chiudere il collegamento. No, Piero, ti voglio bene. No, hai vissuto anch'io con me lo scudetto della Juve. Sì, è un momento indimenticabile, devo dire che mi vengono in mente anche Cinesinho e Del Sol in questo momento, che sono due grandi giocatori del passato della Juventus. Ti voglio bene, Piero, sei un numero uno, grazie. Grazie, forza. Grazie a voi, grazie a voi. Forza sola, sì. Allora, volevo salutare Verina Cristilì, Sara Del Vecchio e Tulli Schilling. Ciao a tutti. Siete andati bene? Dove vai, Evelina? A festeggiare con l'avvocato? No, starò incastrato per questo Milano. Va bene, mi raccomando. Grazie tante, Evelina. Grazie tante a voi. Ciao, ciao. Allora. Oddio, allora adesso. Ma sei il dio sole. Gene? Non ve ne frega niente? No, siamo qua con ragazzi. Visto che tu non ci fai parlare allora, di calcio. Allora, io volevo fare un applauso agli interisti che hanno perso lo scudetto all'ultima giornata. Via. Ragazze, mettetevi magari di fianco. Grazie. Grazie. Sorrentino. L'aveva detto l'astrologo Sorrentino che gigioneggia, ma è il suo trionfo. Andiamo a Brescia dove si festeggia. Guardate che meraviglia. Ecco, questa è la Juve però, mi sembra. Sì, Luciana. Luciana? Luciana, dove si sta già sfogliando, è già in mutande. Ma scusa, le sbaccia Moggi, la sbaccia Moggi. Qua non si capisce una mazza. Ma è giusto, è scudetto. È un disastro. Adesso bacio Pasqualino. Oh, no. Vai. Fermateli, non è possibile. Ecco, allora Luciana. È un'esperienza
impraticabile. Torniamo dopo, però devi sempre baciare Moggi sulla bocca. Questo è il momento più bello di tutto l'anno. Ti prego, ne vale la pena. Complimenti a Stefania, che è la Pia Lippi, una mia amica. Stefania Lippi è una tua amica. Facciamo i complimenti anche al papà e a tutti quanti. E la Roma ha agguantato secondo posto. Siamo secondi. Sono felici, romanisti. Guardate Giraudo. Simona, noi volevamo fare un bel applauso a tutti noi di quelli che incassano. Sì, è vero. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con Stadio Sprint, un campionato emozionante, vivo, fino all'ultimo minuto dell'ultima partita ha sancito oggi i suoi verdetti, non ci saranno code. In questa copertina che potremmo intitolare Vincitori e Vinti, la sintesi della giornata, la Juventus vincendo a Udine ha conquistato il 26esimo scudetto della sua storia. L'Inter è crollata all'Olimpico, il pianto di Ronaldo fotografa quello che è stato davvero una disfatta, quella che è stata una disfatta della squadra nerazzurra che perde anche il secondo posto a vantaggio della Roma che ha espugnato Torino. Vincitori e vinti come ce ne sono stati tanti in questa giornata, ricordiamo il Brescia di Roberto Baggio che si è salvato, il Chievo che ha conquistato l'Europa e quindi porta un quartiere appunto nella rassegna continentale della Coppa UEFA, ricordiamo la Lazio che ha onorato il calcio forse anche a dispetto dei suoi tifosi. Vincenzo D'Amico, un finale che forse nessuno si aspettava dopo quello che abbiamo sentito in settimana. Ma ti devo dire la verità, forse me l'aspettavo io. Avevamo detto qualche settimana fa che il campionato probabilmente l'avrebbe vinto la Juventus e così è stato. Molti davano la Lazio sottomessa perché doveva far vincere l'Inter, ha dimostrato di essere una squadra con gli attributi, onorando il campionato e andando in Coppa UEFA, che per una squadra che ad un certo punto era esclusa da tutto, mi sembra il raggiungimento di un piccolo obiettivo. Tra i vinti di giornata anche Malesani e il Verona che retrocede in Serie B, tra i vincitori Luciano Moggi che già vedo al microfono di Francesca Sanipoli a Udine, ai complimenti e agli auguri al direttore generale della Juventus, aggiungiamo anche un minuto di pazienza perché guardiamo insieme il quadro di questa giornata, la schedina d'autocalcio e la classifica definitiva del massimo campionato. E allora Bologna, Brescia-Bologna 3-0, Chievo-Atalanta 2-1, Lazio-Inter 4-2, Milan-Lecce 3-0 e il Milan conquista così il quarto posto della Champions League.
Parma-Venezia 2-1, Perugia-Fiorentina 2-0, Piacenza-Verona 3-0, a Torino Roma batte Torino 1-0, a Udine Juventus batte Udinese 2-0, per la B di Schedina Regina-Siena 1-0, Sampdoria-Messina 2-1, per la C risultati non definitivi con partite iniziate alle 16, Avellino-Catania 0-0, Reggiana-Pisa 1-0. La classifica della Serie A al termine di questo appassionante campionato vede la Juventus, campione d'Italia con 71 punti, la Roma con 70, l'Inter con 69 e il Milan in Champions League. La Roma direttamente, Inter e Milan dovranno invece affrontare i turni preliminari. Poi Chievo 54 punti, Lazio 53, Bologna 52 in Coppa UEFA. E poi Perugia 46 punti, Atalanta 45, Parma 44, Torino 43, Piacenza 42, Brescia e Udinese 40 punti, si salvano. In Serie B retrocede il Verona con 39 punti e raggiunge Lecce, Fiorentina e Venezia che erano già state condannate nelle precedenti giornate. Un campionato affascinante, un campionato bello fino alla fine, ha vinto probabilmente il calcio oggi nonostante tutte le chiacchiere, le polemiche, i veleni che erano stati diffusi. Vediamo se la pensa così Luciano Moggi, al microfono di Francesca Sanipoli a Udine. Luciano, la prima domanda che mi viene in mente è che si è avverata la profezia del presidente Sensi. A proposito di veleni. Ma guarda, io, siccome lui dice che non vuol parlare, quando gli fanno le domande e gliel'ha fatta tu su di me, ha detto che non vuol parlare di questo personaggio, io voglio essere educato, proprio non lo voglio nominare, proprio per educazione. Dico soltanto che, ma solo per educazione però, perché è più anziano di me. Dico soltanto che oggi ha detto bene dicendo che ha vinto il calcio. Tutti quelli che alimentano polemiche, che alimentano sospetti sono stati traditi e questa è la dimostrazione che è il campo che dà il risultato e quindi sarebbe meglio parlare meno e lavorare meglio. E invece qui c'è l'arte di saper parlare molto, di non saper ascoltare e di lavorare poco. Luciano, prima di oggi tutte e tre le squadre erano a 49 punti, sarebbero state a 49 punti se ci fossero stati due punti per ogni vittoria anziché i tre. Che cos'è che ha avuto in più la Juventus moralmente, fisicamente o per qualche altro motivo? Ha avuto il capocannoniere, la migliore difesa e il miglior attacco. Credo se questo può bastare, penso che si può dire che è la migliore squadra che c'è nel campionato. Tra l'altro primo capocannoniere dai tempi di Platini, juventino. Alla pari con Hübner, ricordiamolo. Tirare, senza tirare neppure un rigore, voglio dire. Quindi credo che sia un titolo di merito per David Trezeguet non indifferente. E per chi ci ha creduto, Moggi. E per chi ci ha creduto, sì, esatto, ha ragione Vincenzo, bravo. Luciano! Scusate, ma sono un po' emozionato. Beh, ma ti vediamo emozionato. Ancora? Tramortito. Ancora ci si emoziona. Posso dire? Non sono tramortito, ho soltanto, vedi, credo di aver lavorato, aver fatto il dovere mio. Adesso lascio ai miei giocatori, ai dirigenti, di fare festa perché veramente se lo meritano, perché è stato un campionato tirato, credo sia stato emozionante per tutti, anche quelli che dal di fuori seguono le sorti del calcio e che abbia onorato il calcio, perché fino all'ultima giornata tutti davano una cosa, poi si è verificata un'altra, ma questo vuol significare che c'è incertezza fino all'ultimo minuto. Luciano, voi avete girato al quarto posto alla fine del girone d'andata, a 5 giornate dalla fine eravate a 6 punti dall'Inter. Ci avete creduto sempre, tu stamattina credevi di poter vincere lo scudetto con la Juventus, sinceramente. Non solo da stamattina. Io ho sempre detto, fino a che c'è vita c'è speranza, ho sempre pensato che il calcio appunto fosse pulito, che la Lazio ricordate che fatta eccezione per il derby non aveva mai perso all'Olimpico, quindi pensavo che ripetesse una bella prestazione. Quando ho detto forza Lazio lo hanno voluto. Travisarino l'ho detto forza Lazio, ho detto soltanto che speravo che la Lazio facesse una bella prestazione, però hanno voluto stigmatizzare anche queste parole che ho detto appunto per creare quella confusione necessaria a cambiare e a far capire cose che non sono. Io ho sempre creduto, come tutti quanti i nostri giocatori hanno creduto, di vincere il campionato o di lottare per vincere il campionato. Se poi non ci si riesce, pazienza. Certamente
arrivare a una giornata dalla fine con un punto di svantaggio non è certamente una cosa a dir poco simpatica. Sì. Bisogna vincere e sperare che gli altri non vincano. Noi abbiamo fatto anche questo e abbiamo avuto ragione, ringraziando Dio siamo riusciti a fare anche una partita che ci ha messo al sicuro da tutto. Senti Luciano, a Torino, scusami Francesca, a Torino c'è il tuo omologo, il direttore generale della Roma, Fabrizio Lucchesi. Vorrei chiedere anche a Lucchesi un commento su questo finale. La Roma tutto sommato è riuscita a centrare un risultato che forse alla vigilia di quest'ultima giornata poteva sembrare anche insperato, perché sembrava destinato al terzo posto. Invece così vi evitate i preliminari di Champions League. Un po' di vacanza in più. Prego. Ci poteva stare, ci abbiamo creduto, i ragazzi hanno fatto anche una buona gara e siamo relativamente contenti di questo secondo posto, anche se è un pochino d'amarezza vedere che con un punto di più si vinceva lo scudetto. Per quanto riguarda quello che diceva Moggi prima, il tuo presidente Fabrizio aveva detto a inizio settimana, insomma, vincerà la Juve perché la più bella, la più brava, la più buona, è stato deferito anche per questo. Moggi non ha voluto commentare, sentiamo cosa dice Lucchesi. È la più bella, la più brava, la più buona, speriamo non deferisca anche me. Ma che, insomma, vuoi essere polemico come il tuo presidente? No. Volevo fare una battuta. Ecco, scudetto meritato, allora, al di là delle battute. Luciano, Lucchesi, era una battuta, Luciano. L'anno scorso dimmi. Ti ho fatto i complimenti perché e io te li stavo per fare. Te li stavo per fare. Noi siamo amici al di là delle polemiche e io sono, non dico sono contento che la Roma sia arrivata seconda, ma ho detto fino a qualche giorno fa, anche stamattina, prestare attenzione perché chi è terzo può arrivare primo e viceversa. In effetti così si è verificato. Sono contento per voi e vi faccio gli auguri per aver ottenuto il secondo posto. Sentiamo se Lucchesi, mentre è arrivato anche Antonio Giraudo, che saluto, sentiamo se Lucchesi giudica meritato questo scudetto della Juventus, o se ci sono rimpianti da parte della Roma, perché insomma tutto sommato è arrivata ad un punto, ma soprattutto a un certo punto della stagione sembrava poter gestire meglio un certo tipo di vantaggio anche che ha avuto nei confronti della Juventus. Prego Fabrizio. No, chi vince ha sempre ragione. Il campo alla fine contano i punti che vengono raccolti e quindi chi vince bisogna sempre dirgli bravi. Poi c'è sempre una componente di fortuna, una componente importante, ma certamente meritato. Noi potevamo fare anche qualcosa in più. Certamente alla vigilia di questa partita c'era anche la possibilità di arrivare terzi e quindi dover disputare il preliminare di Champions. Quindi diciamo che per la partita di oggi siamo relativamente contenti. Per quanto riguarda il campionato, qualcosina in più potevamo forse anche fare. Va bene, Alessandro, noi ti ridiamo la linea. Abbiamo Fabio Capello. Sì, allora fai arrivare Capello, mentre nel frattempo, ringraziando Lucchesi, torniamo a Udine, dove c'è Antonio Giraudo. Certo, intanto noi microfoniamo Capello. Esatto, vedo meno emozionato, devo dire, di Luciano Moggi. Io Luciano Moggi non lo vedevo così emozionato da parecchi anni, devo dire. Però vediamo se è un'impressione, ecco. No, Luciano è molto emozionato, ma anche perché questo scudetto, è grandissima parte di questo scudetto, è merito suo, come merito di giocatore e dell'allenatore, ma certamente Luciano Moggi ha avuto una parte fondamentale nello scudetto della Juventus. Io vorrei chiedere a tutti e due, Enrico, se si sentono di dire qualcosa in questo momento al presidente Moratti, certo, e all'Inter in generale. Certo, abbiamo visto delle immagini che magari dopo possiamo riproporre di Moratti davvero distrutto e un'immagine di Ronaldo piangente in lacrime in panchina, che è veramente forse la fotografia di questa disfatta di oggi dell'Inter. Sentiamo che cosa dicono i nostri due interlocutori. Ma io personalmente non posso che fare i complimenti all'Inter, così come alla Roma, perché effettivamente tutte e tre le squadre hanno fatto un campionato molto buono e di grandissimo livello. Al presidente Moratti dico di continuare, perché è un personaggio, una persona molto importante per il calcio italiano. 2 anni fa noi abbiamo avuto una giornata come lui sta passando in questo momento, so che è particolarmente dolorosa, diciamo. Però detto questo, la giornata nostra di oggi della Juventus dimostra che poi la vita continua e bisogna sperare. Tra l'altro è stata interrotta anche oggi la partita a Perugia, ho sentito per radio, per un temporale. Luciano, ti senti dire qualcosa al presidente Moratti, all'Inter in generale? Dopo tutte le polemiche che ci sono state, Luciano? Ma dire che mi dispiace è dire una bugia, anche perché quando si vince si fa sempre complimenti a chi perde. Diciamo che l'Inter ci sarà rimasta male e ci rimarrà male, come noi siamo rimasti male a Perugia e come siamo rimasti male nell'anno precedente. È certo una cosa perdere il campionato all'ultima giornata non tanto simpatica. Io, come ha detto Giraudo, dico a Moratti forza,
Ma non lo faccio così perché abbiamo vinto il campionato, dico soltanto perché ho provato personalmente cosa significa perdere il campionato all'ultima giornata. Certo. Quindi forza Moratti, forza Inter. Che e anche forza fatto, Roma, ti ascolta Capello, a cui forza, diamo ma la forza linea. Roma, forza Roma e forza Roma e soprattutto bravo Fabio, perché io lo ritengo uno dei migliori allenatori, ma non direttore, lo dico adesso perché abbiamo vinto il campionato, questo perché proprio spesso, ci credo. Direttore, un nome su tutti dei giocatori parlo io. Dico, di quali giocatori? Della Juventus, dei meriti. Meriti dei giocatori. Un nome su tutti, uno solo? Uno. Juventus. Posso fare un nome io, Marcello Lippi? Posso fare un nome Lippi, che pure ci ha creduto quando a 5 giornate dalla fine si diceva pure che doveva essere mandato in qualche modo via, si doveva rifondare, no? Scusate, a proposito di rifondare, a proposito di mandar via Lippi, adesso quelli che ha scritto questo e quelli che hanno detto di mandar via Lippi, cosa ci dicono? Mi piacerebbe interrogarli adesso. Va bene, per capire bene quali sono le situazioni passano. Questo lo farai, tu sei abituato sempre e spesso a fare le domande. Ma e no, devi dare le risposte invece. Io infatti la faccio a te la domanda, perché no, tu hai fatto anche un sondaggio. A me no, perché fatto io sono stato sempre di Lippi un estimatore. Errato. Sentiamo invece cosa dice Fabio Capello, mentre vi prego di aspettare lì. Sentiamo cosa dice Fabio Capello. Se in questo momento è più la soddisfazione per questo secondo posto conquistato in extremis, ho il rammarico per uno scudetto che forse la Roma poteva riconfermare sulle sue maglie se magari avesse vinto qualche partita in più in trasferta. Questa di oggi, ricordiamo, è la prima vittoria del 2002 lontana dall'Olimpico, colta dalla squadra giallorossa. Fabio. Ma io credo che noi abbiamo avuto l'opportunità di vincere il campionato se fossimo riusciti a vincere a Venezia, cosa che non abbiamo fatto. Noi ci mancano quei due punti lì, chiarissimi. L'unica partita che abbiamo giocato contro una squadra che era già retrocessa, e quindi potevamo giocare con molto più ardore, soprattutto come abbiamo giocato nel secondo tempo. È stato un peccato, però devo dire, merito alla Juventus che non ha mai mollato, è stata brava, altrettanto merito all'Inter, che è stata una squadra che è stata in testa per tanto tempo, però devo altrettanto dire che noi quest'anno abbiamo fatto un buonissimo campionato. Non abbiamo raccolto molto ed è un vero peccato, perché la squadra si è sempre espressa ad alti livelli. I pareggi fuori casa ci stanno, qualcuno ha detto avete fatto dei pareggi contro delle squadre come Fiorentina, Lecce, che sono retrocesse. No, quando noi le abbiamo affrontate queste squadre non erano ancora retrocesse, lottavano, anzi, avevano molto più ardore rispetto agli altri. Abbiamo avuto le occasioni per vincere, non abbiamo vinto. Pazienza. Fabio, scusa. Ci riproveremo l'anno prossimo, Fabio, però. C'è un bel abbraccio tra Lippi e Moggi, non so se riusciamo a vederlo, tra Lippi e Moggi a Udine. Contento, Fabio. Non so quanto sarà contento, ma cosa c'è anche cambiato Zaccavoli. Allora dallo scorso anno nella squadra, visto che lo scorso anno invece dove andavi facevi 4 gol a tutti. Esistono gli avversari, gli avversari ti studiano, guardano, però io ti devo dire che noi le occasioni da gol le abbiamo sempre create. Purtroppo in certe partite qualcuno non vuole andare a vedere gli score, abbiamo avuto l'occasione per vincerle e non le abbiamo vinte, proprio perché ci siamo mangiati dei gol. Cioè, la famosa partita di Lecce parla talmente chiaro che è inutile riparlarne. Però è altrettanto vero che in alcune partite stavamo perdendo fuori casa, dico Venezia, dico Firenze, e abbiamo recuperato il risultato, quindi la squadra si è sempre spessa a dati livelli. Non è che siamo arrivati staccati, siamo arrivati a un punto da pur non Juventus, vincendo fuori casa si è arrivato a un punto. Pensa un po', vuol dire che hai fatto bene, bene in casa. Vincenzo, io ti devo interrompere perché vedo che a Roma è arrivato. Grazie a tutti, io vi saluto, vado dai vostri colleghi. Grazie Fabio. Grazie a voi tutti. E complimenti comunque per un campionato sicuramente di vertice per quanto riguarda la Roma. È arrivato invece a Roma Alberto Zaccheroni, a cui penso che la dirigenza juventina e l'allenatore juventino Marcello Lippi deve dire forse un grazie, come deve dire un grazie a tutta la Lazio, che forse oggi ha vinto una partita importante anche a dispetto dei suoi tifosi, no Alberto? Sì, effettivamente anche dopo l'avvio della partita tutto quanto sembrava essere incanalato verso un film già scritto, invece la Lazio ha saputo mostrare orgoglio, determinazione e sfruttare anche quello che è stato a un certo punto un momento di sbandamento dell'Inter. Quanto ha pesato per la squadra nerazzurra, da allenatore e da uomo di campo, il pareggio subito per un errore di Gresco nel fine del primo tempo, Zaccheroni? Ma questo è difficile quantificarlo, io credo che abbia pesato la prestazione della Lazio, che è sempre stata in partita, è entrata un pochino titubante, poi è sempre stata in partita, ha ribattuto colpo su colpo, giocato con grande determinazione e poi ha confermato che,
derby a parte, su questo terreno affrontare la Lazio, anche la Lazio di quest'anno è sempre un compito piuttosto difficile. Qualche nervosismo, momenti di nervosismo, al momento in cui le squadre hanno imboccato il sottopassaggio che ha portato gli spogliatoi, ovviamente l'Inter ha scaricato molto della sua rabbia, ora la sta smaltendo. State all'interno. Intanto, Fabrizio, possiamo vedere le immagini, le prime immagini di Piazza San Carlo invasa dalle bandiere juventine, dai tifosi juventini. Era abbastanza vuota fino a poco fa la piazza, ci dicevano i nostri colleghi di Torino, e si è ovviamente, si sta ovviamente riempiendo di tifosi che stanno festeggiando questo 26esimo scudetto, forse insperato, e fino a pochi minuti. Tu ricordavi, Enrico, le immagini invece di Ronaldo in panchina, certo, piangente, certo, quelle di Moratti. Io volevo chiedere a Zaccheroni, potrebbe essere stato il tuo passo d'addio con la Lazio questo? Non hai avuto conferme ufficiali dalla società? In questo momento qual è la tua sensazione? No, di aver fatto il mio dovere, o perlomeno di aver cercato di fare il mio dovere. Poi sì, se si poteva fare meglio o peggio, questo non lo so. Guardando i numeri sembra che abbiamo ottenuto un buon risultato. Perché... Fabrizio, volevo far dire appunto qualche cosa a Zaccheroni da Marcello Lippi. Si diceva, come diceva Fabrizio Failla, che potrebbe essere il passo d'addio di Zaccheroni, un passo d'addio in cui comunque la Lazio ha fatto il suo dovere e di cui in qualche modo la Juventus deve essere grata all'allenatore bianco celeste e alla Lazio stessa. Francesca Sanipoli con Marcello Lippi. Sì, il terzo allenatore della storia a tornare e vincere. Il terzo dopo. Prima di tutto, però, che cosa dice a Zaccheroni che lo ascolta? Beh, Zaccheroni lo saluta, Alberto, e gli faccio Marcello. Complimenti per la partita che ha fatto oggi, per la vittoria. E ovviamente indirettamente ne abbiamo beneficiato noi. Marcello, gli un presentino. Faccio un grande in bocca al lupo per il futuro della sua carriera. Marcello, tu avevi detto alla vigilia, ho avuto il mal di stomaco tutta la settimana, per edulcorare un po' quello che avevi detto, so già come va a finire, ma non lo dico. Sinceramente, pensavi andasse a finire così? Sì. No, ma io il mal di stomaco ce l'ho durante la settimana, la domenica non ce l'ho mai. La domenica è un giorno che non ce l'ho il mal di stomaco. Ma non pensavi, però pensavi che andasse a finire così o no? Rispondimi. Ma la speranza c'è sempre. Io ho sempre detto in questi ultimi due mesi ai miei giocatori di crederci fino in fondo, sempre, perché a volte la vita... Non ci dimentichiamo che questi ragazzi qua due anni fa hanno perso uno scudetto dopo un'ora che era finito il campionato praticamente. All'ultimissima giornata, gli ho sempre detto che magari la vita a volte ti restituisce quello che ti ha tolto molto perfidamente. Posso liberare Zaccheroni, sì, Enrico? Sì, grazie a Zaccheroni, grazie a Zaccheroni. Torniamo a Udine per chiedere a Marcello Lippi, scusa Francesca, se ha c'era una cosa che volevo dire, perché Lippi proprio poco fa stava dicendo che questo scudetto qui non ha niente a che vedere. La soddisfazione è la più grande di tutti i precedenti. Spiego anche emotivo. Sì, appunto, volevamo sentire questo. I primi tre scudetti che abbiamo vinto facevano parte di un ciclo eccezionale che abbiamo vissuto insieme, poi finito come sapete. Poi andare via, dare le dimissioni da una squadra, dopo due anni essere richiamato, già quello era motivo di grandissima soddisfazione. Poi al primo colpo di vincere lo scudetto, per me è una soddisfazione che è nettamente superiore a quella degli altri scudetti. Come ha fatto? Come si fa a vincere uno scudetto? Lo scudetto si vince se si ha una grande squadra, e per grande squadra si intendo dire grandi capacità di concentrazione, di serietà, di non mollare mai, di temperamento, di qualità tecniche, con una società forte. Per questi motivi si vince uno scudetto, Marcello, non per altri. Marcello, scusa, la svolta Dimmi. Potrebbe essere stata quando ti sei inventato Nedved in quella posizione? Ma quella cambiando un po' svolta, l'atteggiamento della squadra è stata una svolta, non tanto alla vittoria dello scudetto quanto alla risoluzione dei nostri problemi che avevamo di assemblamento dopo che abbiamo cambiato modo di giocare, filosofia di gioco e anche giocatori diversi. Questa la svolta, credo che sia stata proprio nel crederci fortemente, ecco. Sia stata la giornata che abbiamo vinto a Piacenza, che a 3 minuti dalla fine eravamo arrivati a 5 punti e poi ci siamo trovati a un punto. E poi ci siamo trovati a un punto. Marcello, io una cosa volevo chiederti: voi avete girato al quarto posto, rarissimamente è capitato, le statistiche dicono veramente pochissime volte che chi ha girato al quarto posto poi ha vinto il campionato, ma soprattutto a 5 giornate dalla fine eravate a 6 punti dall'Inter. Qual è stato il segreto, il crederci comunque nonostante tutto, mentre tutto intorno si diceva che Lippi, dopo quello che era successo a Ancelotti, doveva in qualche modo essere mandato via, che si doveva ricostruire un ciclo, che la Juve non vinceva più. Qual è stato il segreto? Forse anche questo... Innanzitutto, nel momento in cui sono venute fuori queste voci, la società immediatamente ha deciso di allungarmi il contratto.
E questa è già stata una dimostrazione di grande fiducia. E poi dopo le motivazioni principali le ho dette prima. Nei giocatori c'era la fermissima convinzione che dal destino potessero riavere quello che 2 anni fa gli era stato tolto. Marcello, un'ultima cosa, poi volevamo far intervenire anche Galliani, che vedo a Milano con Paolo Arcardo, l'allenatore che poi ha preso Ancelotti, diciamolo. Per quanto riguarda l'Inter, oggi è stato un crollo della squadra nerazzurra. Te l'aspettavi a questo livello e soprattutto hai da dire qualche cosa al presidente Moratti, che puntò su di te? No, io non ho assolutamente niente da dire, perché qualsiasi mezza parola potrebbe venire male interpretata. Io ho fatto da un mese, sto facendo i complimenti, vorrei che tutti facessero i complimenti a queste 3 squadre che hanno dato vita a un finale di campionato di grandissimo interesse, e tutti e 3, io lo dico da un mese, meriterebbero i complimenti. E poi dopo io esprimo soltanto ed esclusivamente la mia felicità e basta. E per quanto riguarda i complimenti, c'è un giocatore della Juventus a cui faresti i complimenti particolarmente? Un giocatore che ti ha dato più di quello che magari ti aspettavi? No, sono stati tutti bravissimi, ognuno con la loro capacità, con la loro esperienza, con la loro capacità hanno dato tutto quello che potevano dare. Posso chiedere come festeggerà la Juve stasera, Enrico? Sì, chiediamo come festeggerà la Juve, perché poi è arrivato anche Cooper a Roma e quindi chiedo ancora poi un attimo di pazienza all'amministratore delegato del Milan Galliani. Prego, Giraudo. Io credo che prima di tutto bisogna fare i complimenti a tutto un gruppo quando si vince. Vince la società, vince il tecnico e vincono i giocatori. Solo se queste 3 componenti lavorano veramente compatte come una squadra si possono ottenere dei risultati. Io personalmente sono felicissimo, perché questo è il 4º campionato che la Juventus vince in 8 anni della nostra gestione. Negli altri anni ha ottenuto 3 secondi posti e 1º posto, quindi direi a livello sportivo abbiamo avuto delle performance che non si sono viste in tutta Europa. Mi fa molto piacere per Marcello in particolare, perché è tornato nella nostra famiglia e ha ottenuto subito un grandissimo risultato. Non avevo dubbi che potesse far bene. E così mi piace anche ricordare Carlo Ancelotti, col quale siamo stati molto bene 2 anni e abbiamo lavorato molto bene. Anche lui ha avuto un po' di sfortuna come noi 2 anni fa per Perugia in particolare. Va bene. Francesca, un attimo solo, dobbiamo andare da Cooper e prego appunto i nostri ospiti juventini di rimanere in postazione. A Cooper va fatti i complimenti anche per essersi presentato, è stato correttissimo nel corso di tutta la stagione, è stato quello che forse ha fatto meno polemiche di tutti. E certo oggi però è difficile presentarsi davanti alle telecamere con una squadra che era in vantaggio prima dell'ultima partita e ha cominciato come ha cominciato oggi l'Inter e si ritrova al 3º posto. Si diceva che Cooper in genere faceva 2º, stavolta ha fatto addirittura 3º alla fine di questo campionato. Fabrizio. Sì, Enrico, io voglio anche dire che Cooper non è mai stato tranquillo, anche quando l'Inter era in vantaggio, quasi temesse la beffa. Ma dove affonda le radici questa sconfitta? Perché l'Inter nel momento cruciale della stagione è venuto a mancare? Cooper, grazie per la disponibilità di essere qui. No, è l'ultima partita. Io credo che lo che posso dire oggi è che secondo tempo la squadra ha perso la testa, perché io credo che no, è difficile in questo momento cercare, trovare un ragionamento, però il calcio è così. E mi dispiace molto per tutti i tifosi dell'Inter, che oggi è incredibile la quantità, per il presidente, per tutti, no? Però credo che nel secondo tempo la squadra è stata molto nervosa. Quindi l'errore di Gresco nel finale del primo tempo è stato determinante, quell'appoggio involontario verso Paborski per il gol del 2-2. Nell'intervallo lei non è riuscito a trovare che cosa poter dare alla squadra per ricaricarla? No, era lo che io ho fatto nell'intertempo, è che la squadra doveva avere tranquillità, perché è vero che sulla fine del primo tempo il pareggio fu un golpe duro, perché la partita in questo momento non era molto difficile. L'Inter stava bene in difesa, arrivava l'aria, però io credo che il secondo tempo sì, ripeto, abbiamo perso la testa. Senta Cooper, si deve parlare di crollo nervoso, oppure guardando anche un attimo alle statistiche, prima dicevamo che
Nelle ultime 5 giornate praticamente la Juventus vi ha recuperato 8 punti. Non si può parlare anche di crollo fisico a questo punto da parte dell'Inter? No, crollo fisico no. Sì, la squadra è arrivata alla fine bene. Lo so che in un momento psicologico una squadra può stare un po' ferma, però è prodotto del nervosismo che vivere. Le lacrime di Ronaldo anche sono un segnale del vorrei ma non ci riesco del fenomeno di oggi. Sì, ma io non posso parlare individualmente dei giocatori. Credo che questo è stato un peccato perché abbiamo la grande possibilità di dare questa gioia a tutto il popolo interista e non abbiamo potuto, mi dispiace, il complemento alla Juventus. No? Ecco, le volevo proprio dire questo, l'ascoltano Lippi e Giraudo da Udine. Scudetto meritato, e poi volevo far rispondere a questo punto da Udine a Roma, scudetto meritato, ha vinto la squadra più forte, Cooper? Non so se la squadra più forte. Noi abbiamo avuto la difficoltà nella ultima partita. Io do il complemento a Lippi e alla Juventus, però abbiamo arrivato alla ultima partita l'Inter primo in classifica. È vero che una stagione deve finire per levantare una coppa, alzare una coppa, però non so se la Juventus è stata la più forte. Ha vinto. Credo che questo è lo che vale, il punto. Sentiamo da Udine. Marcello. È stata la più forte la Juventus. E cosa dice poi a Cooper? Più di una volta, l'Inter ha avuto sicuramente più continuità della Juventus e anche della Roma. È stata quasi sempre in testa alla classifica per tutto l'anno, però le altre squadre, nonostante alti e bassi maggiori rispetto all'Inter, meno continuità, sono arrivate all'ultima partita a un punto dalla capolista, e se poi dopo nell'ultima domenica è successo quello che è successo è logico che qualcuno ne approfittasse. Tanto più che prima di oggi sarebbero state tutte e tre a 49 se non ci fossero stati 3 punti a Vittoria ma i 2 punti come era fino a un tempo fa. Questo non è altro che la testimonianza del grande equilibrio, certo, che c'è stato, e comunque sia la continuità dell'Inter sicuramente è stata superiore a quella della Juventus e della Roma, però la Juventus ha avuto dei picchi di rendimento, degli alti e bassi notevoli, e poi ha avuto la forza di riavvicinarsi. Va bene, grazie e complimenti a Marcello Lippi, Antonio Giraudo. Francesca, aspettiamo al microfono i giocatori juventini. Torniamo rapidamente a Roma perché c'è una domanda di D'Amico, sì, a Cooper, che poi liberiamo. Ecco, però volevo chiederle, non è che il fatto di aver visto lo stadio interamente interista, addirittura i tifosi della Lazio che tifavano Inter, ha potuto condizionare in qualche modo qualche giocatore e far capire che forse era tutto troppo facile? No, non credo, perché questo secondo me deve dare una voglia, una grinta più forte. Non è che uno si possa rilassare perché tutto lo stadio sta per l'Inter. No, io credo che sì, che in un momento del nervosismo questo può, pregiudicare alla squadra, però no per la gente. La gente è fantastica. Vorrei fare un'ultima domanda per liberare Cooper. Se c'è una scena che porterà via per tutta la vita da questa domenica e se Moratti le ha detto qualche cosa? Ma io ripeto, io mi dispiace molto per il presidente perché in questo anno ho sentito la necessità del presidente di uno scudetto. Però bene. È una scena da ricordare per sempre, anche se amara? Sì, si ricorda per sempre. Questa cosa non si questo non, è vero. Non è che uno la dimentica 48 ore, già dimentica tutto. No, questo queda, questo rimane. Senta, Cooper, un'ultimissima cosa gliela chiedo io. Questo è un calcio, il nostro, lei lo sta conoscendo, l'ha conosciuto e ha fatto bene in questo suo primo anno, che però appiccica presto etichette. Non teme che le possano in qualche modo attaccare l'etichetta del perdente, di quello che arriva a un passo dal traguardo e poi non vince? Credo che io ho paura a questa etichetta. No, ora
Non si preoccupi. No, l'avevano fatto anche con Eriksson. L'hanno fatto con Eriksson e quindi l'augurio che le facciamo veramente di cuore, proprio per la sua correttezza, per la sua grande sportività, è che al più presto possa con i fatti confermare di poter essere un allenatore vincente anche in Italia. E tra l'altro penso che lei vorrà fare l'in bocca al lupo al Valencia, che stasera si gioca probabilmente lo scudetto in Spagna, no? Sì, sì, già. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, è stato davvero grazie. Grazie. È molto disponibile anche Adriano Galliani a Milano, contento sicuramente per questo quarto posto che significa per il Milan Champions League, e credo contento anche per un campionato che tutto sommato è finito, e qui fa la parte ovviamente del presidente reggente della Lega, è finito in una maniera che dovrebbe tagliare la testa al toro a tutte le polemiche, ai veleni, ai sospetti che c'erano state. Paola Arcà. Sì, diciamo che qui a San Siro c'è stata la piccola festa della parte di Milano che oggi poteva festeggiare, e lo stesso dottor Galliani stava riconoscendo la grande disponibilità anche di Cooper. Assolutamente, è stato bravissimo, perché presentarsi a parlare con moderazione, con saggezza, gli vanno fatti i complimenti. Io credo che l'Inter abbia fatto un grande campionato, come la Roma e come la Juventus, e d'altra parte non si poteva, dovevano finire necessariamente al primo, al secondo, al terzo posto, il campo ha detto questo. Grandi complimenti alla Juve, ma anche alla Roma e l'Inter, che hanno giocato alla pari fino all'ultima giornata, quindi molto bene per loro, un po' di amarezza per noi, oggi siamo felici, perché una serie di infortuni ci ha impedito di essere con queste tre. Anche perché io chiamo le statistiche, poi mi interrompo, ho notato che nelle prime partite, nelle ultime, cioè saltando le 14 partite famose senza Inzaghi, noi abbiamo fatto in 20 partite 39 punti, che è una media molto vicina a quella che hanno fatto le squadre scudetto. Da lei, reggente della Lega, un pensiero per il presidente Moratti. Presidente Moratti, sono dispiaciuto, perché mi rendo conto della passione, dell'entusiasmo che ha messo, così come sono dispiaciuto per tutti quei ragazzi che ho visto questa mattina in giro per Milano, che mi chiedevano quali erano i bar dove trasmettevano l'Inter. Qualcuno l'ho anche aiutato per trovare posto in bar che erano pieni, prendendomi qualche applauso dagli interisti, che forse è la prima volta della vita. È una cosa rara, però devo dire, quindi da milanese sono dispiaciuto, da dirigente del Milan e dirigente di Lega. Il campionato è stato regolarissimo, la Juventus ha fatto un punto in più della Roma e due punti in più dell'Inter, ha meritato quindi questo scudetto, perché poi gli scudetti sono espressi in punti, la Juventus ha fatto più punti di tutti, per cui molti molti complimenti alla Juventus, ma anche a chi ha perso così bene come la Roma e l'Inter. Abbiamo una domanda velocissima di D'Amico, sì, e poi dottore, chiudiamo questo collegamento con Milano. Oggi lei festeggia, il Milan festeggia il quarto posto, ma all'inizio dell'anno avrebbe pensato di festeggiare un quarto posto? Assolutamente no, ma io credo che non saremmo arrivati quarti, o saremmo arrivati quarti forse lottando con le prime tre, se non avessimo avuto una serie di infortuni incredibili. Se pensiamo che Rui Costa ha saltato 28 partite, non le aveva saltate in 7 anni di Fiorentina. Maldini è stato fuori praticamente tutta la stagione, 6 mesi. Inzaghi, a seguito di quel trauma col Chievo, ha saltato 14 partite in cui noi abbiamo fatto solo 16 punti, una media retrocessione. Io credo che dobbiamo festeggiare questo quarto posto. Voglio fare i complimenti a Carlo Ancelotti, che ha ottenuto quello che io gli chiesi quella mattina che andai a casa sua per cercare di portarlo a Milano, e fare i complimenti anche a Terim, perché in fondo anche lui ha portato dei punti che sono serviti a questo quarto posto. E a proposito, devo dire che questa mattina a mezzogiorno ho ricevuto una telefonata di Terim che diceva che col cuore era con noi, ma ho sentito che era sincero, che era felice se il Milan ce l'avesse fatta, per cui grandi complimenti a Carlo Ancelotti, ma un ricordo anche a Terim, che ci ha dato un derby molto bello vinto con l'Inter e che comunque ha contribuito con la sua quota punti a farci arrivare in Champions League. E va bene, allora è la festa, è veramente la festa della bontà oggi, Paola, però dobbiamo chiudere qui questo collegamento, perché con tutti questi complimenti stiamo andando avanti nel tempo. Complimenti al Milan, complimenti a... Buona domenica a tutti, dunque benvenuti a questo numero di 90° minuto che renderà omaggio, come giusto che sia, alla Juventus campione d'Italia. Una Juventus che ha vinto contro il parere, ed erano stati molti alla vigilia ad esprimere questo tipo di parere, che voleva una ultima giornata di campionato già scritta con lo scudetto all'Inter. E invece l'Inter ha buttato per l'ennesima volta una chance clamorosa, non gli è bastato uno stadio tutto a lei dedicato, lo stadio olimpico
vedeva praticamente tutti i tifosi della Lazio parteggiare in maniera assolutamente aperta nei confronti della formazione di Cooper, ma all'Inter non è bastato neppure il punto di vantaggio con il quale si è presentata in questa ultima giornata. L'Inter è stata superata addirittura in classifica dalla Roma e dunque scivola al terzo posto, costretta ora a giocare i preliminari di Champions League alla pari dei cugini milanisti. Dunque direi a questo punto di collegarci immediatamente con lo stadio Friuli, con Stefano Bizzotto, per vedere che cosa è successo immediatamente dopo il fischio di chiusura dell'arbitro Rodomonti. Dunque a te Stefano. Sì Fabrizio, dal diluvio di Perugia, dove 2 anni fa la Juventus perse uno scudetto che sembrava già vinto, al sole di Udine, città nella quale per la prima volta nella storia è stato assegnato uno scudetto. Via le immagini allora. Questo è il momento in cui l'arbitro Rodomonti fischia la fine, sono le 16.53, è l'inizio della festa. Tifosi juventini ci credevano, erano almeno in 15.000 al Friuli a sostenere la squadra di Lippi. Alex Del Piero ha vinto lo scudetto nello stadio del gravissimo infortunio al ginocchio, 8 novembre 98, per lui anche la soddisfazione di un gol. C'è chi ha fatto centro al primo tentativo, Buffon, prima stagione alla Juve, un mezzo spogliarello. Fra i più festeggiati ovviamente Marcello Lippi, il terzo allenatore dopo Parola e Rocco a vincere il campionato al ritorno sulla panchina dove già aveva conquistato il titolo. Per Ciro Ferrara invece sesto scudetto in carriera, i primi due li aveva vinti con il Napoli di Maradona. E qui ci trasferiamo all'interno dello spogliatoio juventino. La gioia la vedremo di Michelangelo Rampulla, 40 anni, oggi terzo portiere, che lascia il calcio dopo 10 anni di Juve. All'esterno intanto l'entusiasmo senza freni dei tifosi. Alcuni hanno percorso 900 chilometri per esserci, ci hanno creduto. La Juve, ricordiamo, non era in testa dalla 23esima giornata. Un mese fa aveva 6 punti di ritardo dall'Inter. Possiamo staccare nuovamente adesso la linea, va negli spogliatoi a Francesca Sanipoli con degli ospiti. Sì, sono con l'avvocato Chiusano, al quale voglio chiedere subito una cosa. Quest'anno lei la parola scudetto non l'ha mai pronunciata come fece Sensi l'anno scorso, mentre in casa Inter l'hanno pronunciata molto spesso. Ci legge qualcosa in questo strano... Non saprei dire, io penso che queste parole qui bisogna dirle sempre alla fine, perché dette durante la corsa possono anche non portare buono. Noi abbiamo sempre avuto fiducia in questo scudetto, sapevamo di avere una forte squadra, i giocatori erano motivatissimi e siamo, penso, la squadra che anche come quoziente reti è quella che ha vinto di più e ha incassato meno gol. Abbiamo il capo cannoniere che è qui con noi, a cui faccio i complimenti di cuore, bravo David, e quindi noi siamo felici, è un magnifico scudetto. David Trezeguet è il primo uomo dopo Michel Platini, juventino, a vincere la classifica dei cannonieri, 24 gol senza nemmeno tirare un rigore. Che effetto fa? Tantissimo, grandissimo, perché per me Platini ha sido un esempio per me. Allora ritrovarmi nella stessa situazione da lui per me ha sido importantissimo. Però come l'ho detto sempre, sono contento per me e per tutto il gruppo, perché abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo creduto fino alla fine e dopo si hanno dimenticato che noi siamo la Juve. Allora pensavano che stavamo morti, abbiamo dimostrato il contrario. E abbiamo vinto questo scudetto. Ecco, si può dire l'Inter la continuità, la Roma il gioco, la Juve la grinta secondo te? La Juve in un certo periodo quello che mancava. E penso che il carattere di questa squadra era la grinta. L'abbiamo ritrovato, abbiamo dato il massimo e oggi ha pagato. Allora, che posso dire di più? Siamo tutti contenti e speriamo fare una grandissima festa perché abbiamo lavorato tantissimo durante tutto l'anno. A chi lo dedichi e poi anche a chi dedica questo scudetto l'avvocato Chiusano, e abbiamo chiuso la linea per ritornare a Bizzotto. Io a tutta la tifoseria, prima perché hanno stato sempre con noi, secondo la mia famiglia, c'era anche la mia mamma oggi. Anche oggi, eh? Oggi in tribuna e lei sarà contentissima. Però siamo tutti contenti perché abbiamo dato il massimo, abbiamo avuto un gruppo bellissimo e quello... Per noi la cosa più grande. Avvocato Chiusano, a chi lo dedica? Ma innanzitutto ai nostri tifosi che ci hanno sempre seguito in tutte queste 34 giornate, ai nostri azionisti che ci sono sempre stati vicini e che meritano questa soddisfazione alla pari di tutti i nostri tifosi. Io credo che questa
che tutti gli scudetti sono belli, ma forse questo è più bello di tutti. Linea Stefano, come avevamo detto, grazie, arrivederci. Torneremo qui a Udine più tardi con le immagini della partita, intanto linea a Torino alla festa juventina in piazza San Carlo con Amedeo Goria. Sì, eccoci in piazza San Carlo, lo scudetto più in attesa ha fatto riesplodere l'amore di Torino per questa città. Ci troviamo in piazza San Carlo, Lace, Porta Nuova, via Roma completamente invasa, fino laggiù a piazza Castello, oltre 100.000 persone si stanno riversando, anzi si sono già riversate nel centro di Torino. Una domenica al solito sonnolenta di questa città, all'improvviso sconvolta da questa rinascita, da questo riorgoglio juventino. Abbiamo parlato prima con alcuni tifosi, nessuno si aspettava francamente lo scudetto, il 26esimo scudetto. Un amore che sembrava assopito con i tanti problemi iniziali di questa squadra, che poi ha creduto nella grande rimonta, e vedete adesso l'entusiasmo, mai avevamo visto, neppure francamente 4 anni fa, l'ultimo scudetto della Juventus, quello 25esimo scudetto, avevamo visto tanta gente, proprio perché nessuno si aspettava questo titolo è arrivato proprio all'ultima giornata, quando tutti credevano che fosse già appannaggio dell'Inter. Si annunciano tante feste, Torino è completamente invasa, io personalmente mi sono precipitato dallo stadio delle Alpi e il traffico era pressoché paralizzato, mai avevamo visto in questi anni un'esplosione di tifo, di entusiasmo e anche di incredulità. La juventinità torna fuori per questo titolo che va a merito della squadra, va a merito anche dei suoi dirigenti e di Marcello Lippi e dei tifosi tutti, che sono stati comunque abbastanza vicini, non sempre, a questa squadra. Vi ridò la linea, grazie, anche perché siamo dovuti salire su questo trespolo per non essere soffocati da un abbraccio di folla che poteva anche essere incontenibile. A voi la linea. Meno male, torneremo naturalmente a collegarci sia con Bizzotto che con Goria più tardi nel corso del nostro 90esimo minuto per continuare a celebrare, come ho detto, come giusto che sia, lo scudetto della Juventus, che ha ottenuto questo titolo forte del miglior attacco, della migliore difesa, del capocannoniere Trezeguet alla pari con Hübner, e forte anche dei 20 successi ottenuti in campionato. La Juventus di Lippi ha vinto una partita in meno rispetto alle due formazioni, due stagioni che hanno visto per protagonista sulla panchina bianconera Carletto Ancelotti, ma nonostante un successo in meno, la Juventus quest'anno è diventata campione d'Italia. In quest'ultima giornata si sono chiarite naturalmente tutte le altre posizioni, a cominciare dal discorso salvezza. Ebbene, il Piacenza e il Brescia ce l'hanno fatta, restano in Serie A ai danni del Verona, che scivola in Serie B insieme con Lecce, Fiorentina e Venezia. Ma vediamo tutto il resto naturalmente aiutandoci con i risultati di oggi e con la classifica di Serie A che fotografa la situazione. Dunque, cominciamo con la schedina: Brescia-Bologna 3-0, segno in colonna 1, Chievo-Verona-Atalanta 2-1-1, Lazio-Inter 4-2-1, Milan-Lecce 3-0-1, Parma-Venezia 2-1-1, Perugia-Fiorentina 2-0-1, Piacenza-Verona 3-0-1, a Torino-Roma-Torino 1-0-2, a Udine-Juventus-Udinese 2-0-2, Regina-Siena 1-0-1, Sampdoria-Messina 2-1-1, Avellino Catania 1-0-1, Reggiana Pisa 1-0-1. Ed ecco la classifica finale del campionato di Serie A: Juventus 71 punti, campione d'Italia, Roma 70, Roma direttamente in Champions League, Inter 69, Milan 55, le due milanesi saranno costrette a disputare i preliminari della Champions League, quindi Chievo-Verona 54, Lazio 53, queste due squadre accedono alla Coppa UEFA. Poi Bologna 52, Perugia 46, Atalanta 45, Parma 44, il Parma va in Coppa UEFA quale finalista di Coppa Italia, Torino 43, Piacenza 42, Udinese e Brescia 40, Verona 39, Lecce 28, Fiorentina 22, Venezia 18 punti. Queste ultime quattro, come ho già detto, retrocedono in Serie B. Bene, cominciamo il racconto di questa straordinaria giornata, il racconto del nostro 90esimo minuto attraverso le immagini, collegandoci con Parma per Parma-Venezia. Chiamo in causa quindi Paolo Paganini.
giocatori del Parma entrano in campo con in braccio i figli, foto di gruppo per l'ultima gara di questo campionato contro il Venezia. Arbitra il signor Bertini di Arezzo. Andiamo subito con le immagini al quarto minuto, c'è questo lungo lancio di Bressan con Di Napoli che anticipa Sensini, bravo però in uscita Frey. Settimo minuto, Vitanovic, attenzione perché controlla con il braccio Maniero, si fermano i giocatori del Parma, aspettano il fischio di Bertini che non arriva e Maniero segna. Gol dell'1-0, rivediamo il netto fallo con il braccio destro di Maniero che controlla il pallone. Andiamo al 20esimo, la reazione del Parma con questo colpo di testa di Cannavaro, pallone che termina sul fondo. 33esimo, l'azione di Lamouchi per Di Vaio, pallone che arriva a Lamouchi, bravo però Brivio a mettere il pallone in calcio d'angolo. 43esimo, Lamouchi per Bonazzoli, il controllo arriva a Bilica da dietro, commette fallo ed è calcio di rigore. Rivediamo l'intervento del brasiliano su Bonazzoli. Dal dischetto va Di Vaio che segna 1-1, 20esimo gol in questo campionato per Di Vaio. Poi sul finire del primo tempo, qui è bravo ancora Frey a chiudere su Anderson. Andiamo alla ripresa con le immagini dei tifosi del Venezia. 15esimo, altro calcio di rigore, Junior viene messo giù da Bressan, fischiato questo calcio rigore. E vediamo ancora il fallo del centrocampista del Venezia sul brasiliano. Questa volta calcia ancora centrale Di Vaio, ma è bravo Brivio a respingere. E poi al 35esimo il gran gol di Miku, gol del 2-1 per la vittoria del Parma. Ma l'immagine finale è dedicata tutta a Fabio Cannavaro, il capitano del Parma, che lascia la società emiliana nel suo futuro, si dice Juventus o Milan, tutti in piedi. Dunque ad applaudire il difensore della nazionale. Parma dunque che chiude questo campionato con un bilancio di 12 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte. Parma che si prepara a disputare la finale di ritorno di Coppa Italia proprio contro la Juventus. Da ricordare infine che il Venezia ha salutato la Serie A disputando oggi al Tardini la partita numero 400 nella massima serie. È tutto, linea Maffei. Grazie, mi raccomando i tempi, abbiamo parecchie cose da far vedere nel corso di 90esimo minuto, tra l'altro anche un collegamento diretto con Agnano per seguire la finale del Grand Prix, dunque i tempi. Passiamo al Perugia che battendo la Fiorentina ha chiuso la sua stagione all'ottavo posto, vale a dire al miglior piazzamento negli ultimi 23 anni. Armando Palanza. Non è Armando Palanza, sono sempre io. Vorrei sapere dalla regia, eccolo. Un grande applauso saluta Cosmi all'ingresso in campo. Oggi l'allenatore perugino compie 44 anni. Fiorentina con i Primavera, Cassano in porta e Crocetti in attacco. Al primo affondo il Perugia passa, Zemaria va al cross dal fondo, Tedesco devia di testa, Cassano para come può. Il tocco vincente di Bazzani, gol numero 10 per il centravanti del Perugia. Rivediamo da dentro la porta la carambola del pallone su Bazzani, siamo all'ottavo minuto. 5 minuti dopo Zemaria vede Cassano mal piazzato e allora prova il pallonetto dalla grande distanza. Cassano recupera, primo piano di Mario Cassano. Si vede ancora è solo il Perugia, stavolta Zemaria calcia da fermo, più vicino dalla porta avversaria, non da scampo. A Cassano, Perugia 2, Fiorentina 0. La ripetizione evidenzia come in barriera ci sia anche una leggera deviazione. 26esimo. Poi l'occasione capita a Blasi, centrocampista umbro, il suo sinistro si perde sull'esterno della rete. La Fiorentina prova a reagire, così facendo lascia spazio al contropiede perugino, Bazzani va via, Tarozzi lo blocca come può, è fallo da ultimo uomo, espulso Tarozzi, ma nel replay vediamo anche come Bazzani rifila a Tarozzi una robusta gomitata. Si batte la punizione, bomba di Zemaria, molto bravo il portierino della Fiorentina, Cassano. La sintesi montata da Fabio Ciaffaloni ci porta ora alla ripresa, Perugia comincia a piovere. Inizia il secondo tempo, poco dopo l'arbitro deve sospendere la partita perché ora grandina. Tutti si rifugiano nel tunnel degli spogliatoi, ci restano 5 minuti, poi si torna in campo. Questo è l'unico tiro in porta della Fiorentina, autore di Livio, Cordoba para in due tempi. Pasticcio difensivo della Fiorentina, Vrizas ruba palla a Fedeli, salta anche Cassano con un pallonetto, salva Adani sulla linea. Ancora il primo piano per Vrizas e ancora Perugia da Obodò a Vrizas, Cassano para col corpo. Cosmi sembra non prendersela troppo, se la ride. E nel finale ancora padrone di casa vicini al gol, dall'angolo Zemaria, Obodò devia colpo sicuro, salva Amoroso appostato sul palo. Rivediamo l'occasione fallita dal Perugia, dunque
al Renato Curi. Perugia batte Fiorentina 2-0, è un risultato che consente agli umbri di chiudere il campionato a 46 punti, la quota più alta mai raggiunta dal 79-80, cioè dall'anno in cui il Perugia contese lo scudetto al Milan. Chiude quindi a 46 punti e va nell'Intertoto. Per il Fiorentina è la sconfitta numero 22, pessimo epilogo di una stagione da dimenticare. Linea a Fabrizio Maffei. Bene, neanche oggi, nell'ultima giornata del campione di Serie A, vogliamo trascurare il campionato cadetto che vede il Como momentaneamente al comando della classifica perché il Modena giocherà domani. Con le immagini andiamo a Palermo per il pareggio tra Palermo e Napoli. Roberto Gueli. In 4.000 la favorita per Palermo-Napoli che in questo stadio in gare di campionato non si affrontavano da 30 anni, 200 i tifosi giunti dalla Campania, in tribuna anche due spettatori particolari, tifosi del Palermo arrivati direttamente da Tokyo, arbitra Racalbuto di Gallarate. Al 13esimo prima azione Luppi suggerisce per Jankulowski, puntuale l'uscita di Sicignano. 19esimo Palermo in attacco, il cross di Guerra al volo, Guidoni, bella la risposta di Mancini. 23esimo, cross di Rastelli, non ci arriva a Stellone. De Canio incita i suoi. 34esimo, la punizione di Jankulowski, alta sulla traversa. 37esimo, il vantaggio del Napoli, l'azione parte dalla sinistra, la palla danza in aria. Jankulowski solo sul letto, batte il portiere del Palermo. 1-0 per il Napoli, la festa sulla panchina del Napoli e la festa in tribuna. Scontro dubbio in aria al 45esimo tra Ferri e Rastelli. Poi nel secondo tempo, con il montaggio di Giuseppe Prestigiacomo e Rosario Guaiana, il Palermo vicino al gol con Guidoni, entra la grotteria che subito ispira Bombardini in velocità, supera Luppi, il tiro, la respinta di Mancini, arriva Guidoni e manda alto. 17esimo, corpo a corpo fra Cristiano e la grotteria e l'arbitro li manda negli spogliatoi, espulsione diretta per i due giocatori. 23esimo, pericoloso il fumogeno che arriva proprio nell'area del Napoli e da questa punizione c'è il pareggio del Palermo con Guidoni, il tiro forse deviato dalla barriera. L'esultanza dei tifosi del Palermo, rivediamo la punizione vincente di Guidoni. 42esimo, il forcing del Napoli, Graffiedi appena entrato in campo, gran tiro e traversa e poi lo stesso Graffiedi non riesce a raggiungere qui la palla. 6 minuti di recupero ma finisce 1-1, partita dunque nervosa con 8 ammoniti e ben 2 espulsi. Il pareggio allontana i sogni promozione per il Napoli che comunque fa la lotta sulla regina, il Palermo di Mutti volenteroso con Guidoni, uomo in più, finisce 1-1, linea Fabrizio Maffei. Per i risultati delle altre partite di B, quelle non comprese in schedina, Bari-Cosenza 1-0, a Cagliari, Como-Cagliari 1-0, giocata ieri, Città della Padova-Modena si gioca domani alle 20.45, Crotone-Genoa 4-3, Empoli-Vicenza 2-0, Palermo-Napoli come abbiamo visto 1-1, Pistoiese-Ancona 1-0, Salernitana-Ternana 0-0. La classifica di B al comando, il Como con 65 punti, Modena ed Empoli 64, Regina 61, Napoli 57, Salernitana 52, Vicenza 47, Palermo 46, Genoa e Bari 44, Sampdoria 41, Cosenza e Ancona 40, Cagliari 39, Ternana e Messina 38, Siena 37, Cittadella, Padova e Pistoiese 33, Crotone 25 punti. Il Crotone da oggi è retrocesso aritmeticamente in Serie C1. Modena e Cittadella, Padova figurano in questa classifica con una partita in meno. Riprendiamo la serie dei nostri collegamenti con il calcio, ultima giornata, una squadra debuttante in Serie A riesce a conquistare l'Europa 11 anni dopo l'impresa riuscita al Parma. Questa squadra è il Chievo Verona, lo straordinario Chievo, protagonista a lungo, addirittura nei primissimi posti per lo scudetto. L'obiettivo UEFA è stato centrato grazie alla vittoria ottenuta oggi contro l'Atalanta. Massimo Zennaro. Differenti le motivazioni, tranquilla l'Atalanta, il Chievo invece si gioca all'Europa. Per questo scontro decisivo del Neri deve rinunciare al fosforo di Corini, sostituito bene da Barone. Anche oggi tifosi e squadra non dimenticano, mega striscione per Jason Maiele. Veronesi contratti mentre l'Atalanta gioca sui suoi ritmi e si rende pericolosa due volte in pochi secondi. Prima è Pinardi, poi il tiro è di Bellini, l'estremo gialloblu mette in angolo. Dall'altra parte si fa vedere il combattivo per Rotta, il tiro però esce. Risponde subito Berretta che arriva solo davanti a Lupatelli che blocca in due tempi. Azione simile dall'altra parte, Manfredini, Taibi con i piedi, mette in angolo.
poi un'occasione per Marazzina che controlla e batte basso, miracolo di Taibi. Con una gran botta di Doni e la risposta di Lupatelli finisce il primo tempo e con le immagini montate da Stefano Maschio passiamo alla ripresa che si apre con questo colpo di testa di Legrottaglia, ancora molto bravo Taibi. Poi è Manfredini che controlla bene al limite, raso terra, fuori. All'ottavo Atalanta in vantaggio, gran palla di Doni per Rossini, colpo sotto e Lupatelli è battuto 1-0. Il Chievo in questo momento è fuori anche dalla Coppa UEFA, ma gli uomini di Del Neri reagiscono subito, Corradi in mezzo ma non c'è nessun compagno. Subito dopo Franceschini libera Corradi che solo solo pareggia. A questo punto i veronesi insistono, Marazzina per Eriberto, alto il tiro. Poi è Cossato che controlla, libera Marazzina, la sua conclusione però esce. È un arrembaggio del Chievo, lunga azione in area atalantina e alla fine la palla arriva a Marazzina, Natali mette in angolo. E all'ennesimo cross di Barone dalla destra, la palla arriva a Cossato, 2-1 e tutti a festeggiare la Coppa UEFA sotto la curva. Praticamente la partita finisce qui e torniamo in studio. Sconfitta che non conta per l'Atalanta che conclude così il più bel campionato della sua storia, mentre il Chievo è la vera rivelazione dell'anno, un'intera stagione tra le prime per una squadra di quartiere è già un'impresa da 54 punti, quinto posto classifica e una strameritata Coppa UEFA. La linea torna a Roma. E Claudio Icardi da Agnano mi richiede la linea, dunque gliela cedo volentieri. Di che si tratta, Claudio? Un'intervista a Varenne, no? Grazie Fabrizio, soltanto 30 secondi per mostrarvi queste scene veramente di delirio, di entusiasmo, tutti innamorati di Varenne, c'è mezza Napoli, mezza Agnano in pista e ha sommerso questo pubblico fantastico, il trottatore più veloce di ogni epoca che non si è smentito, ha polverizzato Victory Tilly, ha vinto il suo terzo lotteria a tempo di record 1:10:08, è il nuovo record della corsa e delle piste italiane, davvero una scena che resterà nei cuori degli appassionati di Ippica che ho voluto mostrarvi, i 30 secondi sono scaduti, a te Fabrizio. Ti ringrazio, bene, continuiamo con il calcio in questo ping pong, dunque il Brescia che resta in Serie A, vi resta con pieno merito forte di 16 vittorie in questo campionato, Baggio naturalmente decisivo. Bologna sconfitto e fuori dalla Coppa UEFA. Mario Mattioli, il nostro inviato a Brescia. Siamo al 30° della ripresa e il Brescia conduce per 1-0. Discesa di Baggio, lascia a Toni, poi ancora lui messo giù da Tarantino e Collina fischia giustamente il rigore. Dalla dischetta va ovviamente Roberto Baggio, mentre Mazzone in tribuna non guarda. Rincorsa, Pagliuca intuisce e respinge, ma c'è ancora Baggio e la palla va in rete. Ed è il 30°, il Brescia conduce per 2-0. La grande esultanza di Baggio dopo le sofferenze del suo recupero. Il fuoriclasse che ha regalato di nuovo la Serie A al Brescia. La partita era cominciata con la pressione del Brescia, ma con un Bologna sempre pericoloso e in agguato. Poi nella ripresa subito la svolta da Iana a Toni. In area per Bacchini, controllo e rete al quarto minuto, Brescia in vantaggio, anche le feste in tribuna e da Bacchini ovviamente. Rivediamo anche il suo gol, una esecuzione molto bella con un pallone colpito da sotto sulla uscita di Pagliuca, eccola qui il gol di sinistro. Poi il raddoppio di Roberto Baggio che rivediamo alla mezz'ora con Pagliuca che avendo intuito non si è dato pace per un po'. Eccolo qui Pagliuca, ma la festa del Brescia non era finita qui. Antonio Filippini a centrocampo verso Toni, controllo e il sinistro in rete è il 43° con il definitivo 3-0. Anche l'esultanza di Toni. Possiamo rivedere, mentre Mazzone finalmente si rilassa, che Toni è in fuorigioco al momento del passaggio di Filippini, ma va bene così a questo punto, forse anche alla Bologna. Corioni oggi in panchina si commuove, ma ormai è finita. E poi c'è l'abbraccio liberatorio, ricordo che Mazzone appunto era in squalifica. Con le immagini preparate da Maurizio Ruggeri andiamo proprio nello spogliatoio, la festa e i cori per Vittorio Mero, lo sfortunato compagno scomparso. Vittorio Mero! Vittorio Mero!
Una salvezza meritata allora nel segno di un grande campione. Oggi Roberto Baggio ha dimostrato ancora una volta di essere il più bravo, ma soprattutto ha fatto vedere quanto potrebbe valere fra un mese, cioè nel periodo del mondiale. Vedremo. Il Bologna, nonostante la bella partita e l'occasione avuta soprattutto nel primo tempo, scivola, come ha detto anche Maffei, dalla Champions in Intertoto. Comunque il suo rimane un campionato straordinario. Lì nello studio. Nell'altra sfida salvezza tra Piacenza e Verona ha avuto la meglio la formazione di Hübner, che ha chiuso questa sua straordinaria stagione al comando della classifica dei cannonieri alla pari con Trezeguet. Federico Calcagno. Sfida verità al Garilli di Piacenza, 5.000 tifosi veronesi per sostenere l'Hellas, ma sventolano anche le bandiere biancorosse degli emiliani. Nel Piacenza rientra Guardalben tra i pali, Statuto e Poggi sostituiscono gli squalificati Matusalem e Sommese. Nel Verona ritorna Gonella in difesa, Teodorani al posto dell'infortunato Seric. Arbitra il signor Bolognino di Milano. Attaccano subito i padroni di casa. Al quinto il cross di Di Francesco, la palla rimbalza in area, Gautieri prende la mira ma colpisce il palo. Tredicesimo, punizione di Poggi. Carambola su Teodorani che sfiora l'autorete, bravo Ferrone a non farsi sorprendere, a replicare sugli sviluppi alla conclusione di Volpi, il gran tiro dalla distanza, l'intervento di Ferrone. Il Verona rompe gli indugi al sedicesimo, la punizione di Italiano è centrale, ancora l'interno giallo-blu in evidenza al ventitresimo, ma la conclusione fuori bersaglio. Venticinquesimo, punizione per il Piacenza, concertano Volpi e Hübner. L'ex Cesenate fa velo per il destro del suo compagno, la palla nel sacco, Piacenza in vantaggio, esplode la gioia dei tifosi emiliani, seconda rete stagionale per Sergio Volpi alla seconda annata in maglia biancorossa. La reazione del Verona è soprattutto nei piedi, nell'estro di Mutu, doppio dribbling e tiro al 34esimo, guarda il bene, ben piazzato, ancora il rumeno in evidenza al 44esimo, la sua punizione pericolosa, vola, guarda il bene, siamo alla ripresa, trascorrono appena 23 secondi, Hübner lanciato a rete in area, esce Ferrone, Bolognino non ha esitazioni e rigore per il Piacenza. Protesta Ferrone, le immagini rallentate sembrano dar ragione ad Hübner. Dal dischetto l'ex bresciano prende la rincorsa e raddoppia per il Piacenza. 23esima rete stagionale per Dario Hübner. Il gol subito è uno shock per il Verona, il Brescia vince sul Bologna e dunque gli scaligeri sono in B. Biancorossi invece sono sempre pericolosi, Malesani getta nella mischia Oddo, Salvetti e Montagno. Sul cross del colombiano Camoranesi al 26esimo chiama Guardalben all'intervento. 31esimo ancora Montagno dalla sinistra, la mischia nell'area piacentina, poi il sinistro di Camoranesi, ma Guardalben è sempre vigile. Non è finita, 39esimo Gautieri. In profondità per Hübner, solo in area, evita anche Ferrone, sigla il 3-0 che vale la salvezza del Piacenza. Mentre Hübner chiude la sua ottima stagione a quota 24 reti come Trezeguet, primo calciatore del Piacenza capocannoniere in Serie A. All'esultanza degli emiliani fa da contraltare la delusione di Malesani, rincuorato da Collovati, dirigente del Piacenza. Verdetto crudele, ma gli emiliani hanno meritato la vittoria e la salvezza, squadra più viva e tonica, ma in partita gli scaligeri. Nel girone di ritorno solo due punti realizzati dal Verona nelle 9 partite, nelle 9 trasferte disputate. Decisamente troppo poco. Linea Fabrizio Maffei. Ed ora qualche gol di pubblicità, poi torneremo ancora col 90esimo minuto con tutte le emozioni, dunque restate con noi se non volete perderle. A tra poco. Italiani, la Zalea della Ricerca, iniziativa promossa per sostenere la ricerca sul cancro. 750.000 azalee saranno distribuite da 30.000 volontari a fronte di un contributo di 13 euro ciascuna. La ricerca scientifica è fondamentale per ottenere nuovi benefici per i malati e cure sempre più efficaci per combattere il cancro. Per conoscere le 2.800 piazze che ospiteranno la manifestazione, l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ha messo a disposizione del pubblico il numero telefonico 840-001-001 al costo di un solo scatto da tutta Italia. Partecipiamo massicciamente. Riprendiamo la nostra serie di collegamenti con San Siro, doppiamente in festa sia per lo scampato pericolo dello scudetto interista sia perché il successo ottenuto contro il Lecce consente ai rossoneri milanisti di disputare i preliminari di Champions League, proprio come i cugini. Gianni Bezzi, nostro inviato a San Siro. Arbitra De Santis, la gara del Meazza che vale per il Milan contro il Lecce l'ingresso in Champions League, subito col compressore della squadra di Ancelotti. Ambrosini sull'esterno per Serginho, grande partita del brasiliano, il cross, schiaccia di testa Pippo Inzaghi e prodezza di Frezzolini, Frezzolini si presenta così.
prima occasione del Milan dopo 15 secondi, ancora il Milan, punizione di Pirlo, si avventa Calasde e al settimo minuto Milan è in vantaggio per il difensore esterno georgiano, quarta rete in campionato, nulla da fare questa volta per Fezzolini, Calasde brucia sul tempo Piangerelli. Ancora a Milan, da Serginho a Shevchenko, per Inzaghi che non riesce a chiudere. In panchina il campione portoghese Rui Costa. Poi Lecce con Vugrinez, il destro da fuori area e prima parata vera per Abbiati in due tempi. E Lecce che poi sfiora il pareggio quando questo destro di Superbi Abbiati è battuto ma è palo interno. Reagisce subito però la squadra di Ancelotti, tacco di Sheva per Serginho, cross basso, sbaglia però ancora l'entrata Inzaghi. Si dispera Pippo Inzaghi. Un po' di forza in velocità, vola via sull'esterno di destra Shevchenko. Il cross Inzaghi colpisce la base alta della traversa. Chiusura di campionato in negativo per l'attaccante rosso-nero. Giornata sfortunata. 44esimo, ancora un imperioso affondo di Serginho. Il colpo piazzato, questa volta è vincente, di Ambrosini. 2-0 per il Milan. 3 gol in 9 presenze, stagione poco fortunata per Ambrosini, conclusa comunque con questo bel gol. Un Ancelotti molto rilassato e sorridente ci porta al secondo tempo con il montaggio di Lino Bernardelli, quasi in posizione di relax abbiamo visto Deli Rossi. Quarto minuto della ripresa, azione dirompente di Pirlo, poi ancora Pirlo per Inzaghi e gol facile facile. Al quarto minuto della ripresa ancora di Shevchenko. E doppia festa al Meazza al momento del gol per la concomitanza del vantaggio del Brescia sul Bologna. Rivediamo la posizione comunque regolare di Shevchenko tenuto in gioco da Juarez. Poi per la cronaca un bel sinistro di Savino deviato da Abbiati e sul fronte opposto tre milioni in campo Frezzolini, anche qui bravissimo sulla punizione di Rui Costa. Tifoseria rossonera oggi al settimo cielo, come diceva Maffei, in un colpo solo il traguardo della Champions League e lo scudetto perso dall'Inter, e sappiamo come vivono queste situazioni le città divise da un forte campanilismo. Possiamo rientrare per dire brevemente: il quarto posto finale in campionato premia il Milan, ma grazie anche a una netta rimonta in 8 giornate sono stati ben 17 punti realizzati, e questa è stata anche un po' la risposta di Ancelotti, che doveva in qualche modo ripagare la fiducia della società e dei tifosi. Auguri per il futuro a Lecce, la linea può tornare a Maffei. Grazie, perché dobbiamo far vedere la Roma, una Roma vittoriosa a Torino, una Roma che chiude al secondo posto della classifica con una certa legittima soddisfazione, ma anche con parecchi rimpianti per aver buttato forse a Venezia uno scudetto che sembrava davvero vicino. Carlo Nesti. Camolese deve rinunciare a Bucci, fattori dell'Icarri e Ferrante, mentre Capello non può schierare Totti. La partita diretta dall'arbitro Treossi comincia e guardate il sorriso ironico di Capello quando vede sul tabellone Udinese 0 Juventus 1. Asta vuole congedarsi bene dai tifosi Granata. Cross di Castellini, Asta stesso il tiro e la presa centrale di Antonioli. Adesso calcio di punizione per Battistuta. Tiro molto teso e la deviazione in calcio d'angolo di Sorrentino. Quindi attacca ancora la Roma ed è un cross di Candelà. Il controllo e la girata nuovamente da parte di Battistuta con il pallone che è fuori. Finale del tempo, sempre Asta protagonista, dribbling secco su Aldair. Il cross testa di Franco e il pericolo che sfuma, rimedia la difesa della Roma. Nel secondo tempo entreranno Cassano, Lima, Scarchilli, Ferrante e Mezzano, con una Roma decisamente più convinta. Vediamo protagonista proprio il nuovo entrato, Cassano. Il suo dribbling orizzontale per Montella, davanti tutto solo Cafu e l'intervento determinante e decisivo da parte di Sorrentino. Poi ancora la Roma con Candelà. Il cross, colpo di testa di Montella e nuovamente la deviazione in calcio d'angolo del bravissimo sostituto di Bucci. Quindi Montella nella sua tre quarti, lancio perfetto per Cassano. Tutto solo, entra in area, il pallonetto ed è gol. 23esimo minuto, Roma 1, Torino 0 e quinta rete in campionato per Cassano. Esemplare nel beffare il portiere Granata. È un numero di alta scuola propiziato dall'assist di Montella che vale per i giallorossi il secondo posto in classifica, l'accesso diretto alla Champions League.
Poi nel finale sarà Montella a emulare, per così dire, la palombella giallorossa di Cassano, ma senza successo. Gran colpo di reni, tra l'altro, da parte di Sorrentino. Passiamo con le immagini qui sul pullman, ricordando che la Roma non vinceva a Torino contro il Granata da 16 anni e che non vinceva in trasferta dall'inizio del nuovo anno, un handicap pesante nella corsa verso il titolo. Soddisfazione per il secondo posto e rimpianti per le troppe occasioni mancate durante la stagione, alla fine di un incontro nel quale i giallorossi hanno cominciato a sfoderare gli artigli nella ripresa, rinfrancati dalle radioline. Dunque Torino 0, Roma 1 e linea che torna a Fabrizio Maffei. Per i risultati della Serie C1, quelli del Girone A, vi ricordo oggi si è disputata l'ultima giornata del campionato di Serie C1. Allora, cominciamo con il Girone A, Albino Leffe Spezia 1-1, Carrarese Varese 2-2, a Lecco Treviso Lecco 2-0, Livorno Alzano 3-0, Lucchese Cesena 4-1, Padova Lumezzane 4-1, Reggiana Pisa 1-0, Spal Arezzo 3-3, Triestina Monza 2-2. Livorno primo con 73 punti, promosso in Serie B dopo un'attesa lunga 30 anni. Complimenti agli Amaranto. Seguono Spezia, Treviso, Lucchese e Triestina, tutte ai play-off. Una notizia di calcio giovanile: il torneo internazionale intitolato alla memoria di Tommaso Maestrelli è giunto all'epilogo. Domani alle ore 19 a Pisa è infatti in programma la finalissima. Si affronteranno Barcellona e Parma. E siamo all'Olimpico per Lazio-Inter. Guardate com'era tutto nerazzurro lo stadio di Roma. Linea Gianni Cerqueti. E in effetti l'Inter gioca in casa, in pratica. Tutta la sud è nerazzurra, ma ci sono bandiere dell'Inter anche in curva nord, in tutti gli altri settori dello stadio. Ultima partita sulla panchina da Lazio per Zaccheroni. L'attenzione di Cooper, la partita più importante della carriera del giovane Paparesta, 33 anni, figlio d'arte. Meglio l'Inter rispetto alla Lazio nei primi 18 minuti, conclusione fuori di Di Biagio, poi l'errore di Peruzzi, ieri per il tap-in, che porta l'Inter in vantaggio. Sognano lo scudetto i tifosi dell'Inter, vicinissimo ormai il titolo, guardate, tutt'altro che d'acciaio la presa di Peruzzi, ieri da distanza ravvicinata, dopo che Di Biagio entra anche sul portiere della Lazio. Si fa addirittura il segno della croce il presidente Moratti. Poi Ronaldo, giornata tutt'altro che brillante per lui, nello stadio peraltro dove si era infortunato. Grande idea di Stankovic, Fiore, tre giocatori della Lazio smarcati, arriva Poborski e scarica in rete. Quasi un'esultanza polemica di Poborski verso la Nord, che non esulta, ha potuto soltanto deviare Toldo. Poi con Seisao, Couto, strano errore, quasi con sufficienza, mette la palla in calcio d'angolo, dal corner. Recoba, Di Biagio e palla in rete, di nuovo avanti l'Inter. Di Biagio che ha debuttato in Serie A con la maglia della Lazio. Rivediamo l'anticipo di Di Biagio su Simeone, sempre notevole la sua capacità nelle giocate aeree. Poi con Seisao e Ronaldo di testa, buono lo stacco, non c'è precisione. Stam, tanta potenza ma Toldo è attento. Poi Stankovic con una deviazione anche in barriera, una buona punizione. Ancora Stankovic, sbaglia il colpo di testa a Cordoba, ma fa peggio Gresco. Poborski intuisce tutto e mette in rete, è il 45esimo. Doppietta di Poborski, ultima partita per lui con la maglia della Lazio, poi tornerà a Praga. Grave errore di Gresco, ci crede Poborski. Ancora da altra angolazione. Ripresa con Stankovic, che riesce a liberarsi di Javier Zanetti, deviazione importante di Cordoba. Gresco, poi Di Biagio da fuori area. Rischia molto Cordoba per questo intervento su Simone Inzaghi, poteva anche starci l'espulsione, trattenuto per la maglia Simone Inzaghi, non è intervenuto Paparesta. Punizione, Fiore, Simeone, stacco e palla in rete. Un ex giocatore dell'Inter, Simeone, porta la Lazio in vantaggio. Non ha esultato per rispetto evidentemente dei suoi ex tifosi, del suo ex club, battuto Cristiano Zanetti nel duello aereo. È in difficoltà l'Inter, Poborski da lontano sventola, Toldo si oppone, comincia a crederci Zaccheroni, prova la mossa Dalmà, Cooper, entra nella Lazio Cesar, una chance per Fiore,
con l'Inter che concede occasioni alla Lazio. Recoba va a cercare via, intervento di Favalli che rischia l'autorete ma viene aiutato dal suo capitano, da Nesta. Salvataggio importante in un momento cruciale del match. Punizione, e si oppone Peruzzi, poi si salva la difesa. Ma guardate cosa combina la retroguardia nerazzurra. Grande giocata di Cesar, saltato Javier Zanetti, sono in due addirittura i giocatori della Lazio e Simone Inzaghi appoggia facilmente in rete. Fuori posizione diversi elementi, guardate Gresco, Cordoba non ha punti di riferimento, scavalcato Materazzi, gol della Lazio. Fuori Ronaldo, sostituito da Callon, un po' di nervosismo da parte di Materazzi su Cesar. Un applauso di Simeone verso la Nord e Toldo che lo invita a non perdere tempo, ma questa è un'immagine emblematica della giornata, del secondo tempo dell'Inter. Ronaldo in panchina in lacrime. Poi Fiore, fuori tempo Toldo, Cesar, colpo di testa e palo. Infine Emre, anche per lui uno spezzone di partita con Peruzzi che si oppone. E poi dopo 4 minuti di recupero Paparesta fischia la fine di quella che è diventata un'agonia per l'Inter. Si chiude qui la sintesi filmata. Con uno stadio intero a favore in trasferta, l'Inter due volte in vantaggio è apparsa oggi come un giocatore di poker che nella mano decisiva si vede scoprire il bluff. L'errore madornale di Gresco, nella fine del primo tempo, ha anticipato il crollo nerazzurro. Nella ripresa una squadra svuotata, priva di manovra, di personalità, di energie anche nervose. C'era tempo per recuperare, anche dopo il gol di Simeone, ma non c'era più l'Inter, neanche nelle sue individualità che in tante altre occasioni avevano nascosto lacune di gioco e amnesie difensive. Nella Lazio che entra in Coppa UEFA, decisive le prestazioni di alcuni elementi come Poborski, che hanno voluto confermare sportività e professionalità in una situazione ambientale tutt'altro che agevole. Linea Maffei. Sì, credo peraltro che la squadra abbia giocato addirittura contro i suoi sostenitori in maniera polemica. Molti in curva nord avevano esposto addirittura una sorta di pagellone con promossi e bocciati. Questa è stata la risposta della squadra ai propri tifosi. Dunque, arrivano notizie di piccoli incidenti, di scaramucce tra tifosi dell'Inter e della Lazio, ma anche tra tifosi della Juventus e dell'Inter che si sono incontrati nelle vie di Milano, ma da una breve sommaria lettura qui delle agenzie mi pare di poter dire che non ci siano fatti particolarmente gravi. Siamo ai risultati della Serie C1, quelli del girone B: Ascoli Viterbese 2-2, Avellino Catania 1-0, Castel di Sangro Nocerina 3-0, Chieti Benevento 1-0, Lanciano Giulianova 3-2, all'Aquila Fermana L'Aquila 2-0, Sassari Torres Pescara 1-1, Taranto Lodigiani 3-0, Vispesa Rosora 2-0. In classifica Ascoli al primo posto con 67 punti, è promosso in Serie B, seguono Taranto, Catania, Pescara e Lanciano, tutte ai play-off. Oh, torniamo come vi avevo promesso a Udine, a Stefano Bizzotto, per vedere come è maturato questo successo bianconero. Juve in attacco dopo 70 secondi, il cross di Nedved, il colpo di testa di Trezeguet dimenticato dalla difesa dell'Udinese. Juve in vantaggio per Davide Trezeguet, gol numero 24 in stagione, è il primo capocannoniere juventino dopo 17 anni, prima di lui Michel Platini. Subito dopo un'indecisione della difesa juventina, Di Michele evita Thuram, sbilancia Giuliano, il suo destro dentro l'area, palla che termina fuori di pochissimo. Lippi chiede ai suoi di non abbassare la concentrazione, la risposta è in questa apertura di Trezeguet. Pallone per Del Piero che entra in area, il suo destro angolatissimo ed è il raddoppio nella stessa area di rigore del gravissimo infortunio di Del Piero l'8 novembre 98. Per lui 16° gol nell'attuale campionato, solo nella stagione 97-98 aveva segnato di più. L'Udinese è solo Di Michele, l'attaccante lascia sul posto Thuram, supera Ferrara che evita di commettere fallo, mette in mezzo, Sosa è pronto a concludere, Giuliano lo anticipa mettendo a rischio la propria incolumità, poi il difensore potrà riprendere. Intanto da Roma arriva la notizia del primo pareggio della Lazio, Lippi la comunica ai suoi giocatori, poi in cuor suo vorrebbe tanto che le partite fossero già finite. Ancora Udinese, ancora Di Michele, si avventa su questo pallone vagante, evita Montero, al momento di concludere arriva Giuliano, decisivo. I friulani scoprono un attaccante in più, sul cross di Manfredini ecco il colpo di testa di Montero, Buffon compie l'intervento più difficile, l'uruguaiano ha l'espressione di chi sa di essere andato vicino alla frittata. Primo tempo che si chiude con questo numero delizioso di Davids, fra i migliori. Ripresa con la Juve in 10, Conte a bordo campo, arriva la notizia del vantaggio della Lazio.
Lippi chiede alla sua panchina se è vero, poi resta impassibile. I pericoli per Buffon arrivano ancora dai compagni della difesa. Qui è Thuram che rischia l'autogol nel tentativo di anticipare Muzzi. Il 4-2 della Lazio convince anche i più scaramantici in tribuna e in campo. La Juve si sente ormai lo scudetto cucito sulle maglie. Manca solo una cosa, una parata di Buffon su conclusione non juventina. Eccola al 44esimo. Tiro di Sosa e risposta da campione del portiere che ha 24 anni. Vince il suo primo scudetto. Juve campione dopo aver guidato la classifica soltanto per 5 giornate prima di oggi, dalla prima alla quarta e alla 23esima. Juve campione al di là dei demeriti altrui per una serie di motivi. 40 gol della premiata ditta Trezeguet del Piero, la crescita di giocatori come Nedved che una volta entrato nei meccanismi di Lippi è tornato sui livelli che aveva la Lazio e il contributo del cosiddetto zoccolo duro da Ferrara a Conte, l'esperienza fino a Pessotto che solo il grave infortunio in nazionale ha escluso dalla festa di oggi. A proposito di festa, Francesco Marino è entrato nello spogliatoio dei neocampioni d'Italia, sentiamo le sue interviste. Antonio, allora, hai detto parliamo domenica. Parliamo domenica. Siamo a domenica, sono le 5:20 più o meno. Vi siete assicurati che la Lazio abbia battuto l'Inter? Sì, siete sicuri? C'è poco da parlare, stiamo godendo. Questa è l'amarezza di 2 anni fa, a Perugia, e c'è qualcuno che ci guarda che c'era a Perugia. Adesso stiamo godendo! Siete una bella lezione di regolarità e di sportività quest'ultima giornata di campionato, credo. Contro tutto quello che si era detto in questa settimana. Guarda, noi è capitato 2 anni fa la stessa cosa. E adesso siamo dall'altra parte. Sarà dura per i giocatori dell'Inter, ma noi stiamo troppo bene. Alessandro Gialex, che compensa la merce di Perugia? Ah sì, sono 2 cose che resteranno scritte nella storia personale nostra e del calcio, per cui è giusto che ci sia quella, che pensiamo sia quella, che è quella di oggi. È uno scudetto anche di vecchietti questo qui, eh? Sì, sembra di sì, insomma, in squadra ce ne sono alcuni, comunque l'importante è che anche i vecchietti, i nonni, abbiano fatto la loro parte, evidentemente. Lo aspettavo, adesso comincia a prendere forma, perché fino a poco fa non ci credevo ancora. I campioni dell'Italia siamo noi! Bene, allora abbiamo concluso con queste immagini di festa nello spogliatoio della Juventus. C'è un solo 8 al Toto Gol, vince la bellezza di 1.725.000 euro, vale a dire 3 miliardi e 300 milioni di lire, molto basse le quote che vanno ai vincitori del Toto Calcio. Allora si conclude qui questo numero straordinario per le emozioni vissute di 90esimo minuto. Io vi ringrazio naturalmente per la vostra fedeltà che ci ha consentito ancora una volta di vincere lo scudetto degli ascolti, ma il 90esimo minuto proseguirà ancora per darvi conto del campionato di Serie B, dunque l'appuntamento è per domenica prossima.